segno e richiamo della sfolgorante luce divina. Così Papa Francesco aveva definito l'albero di Natale che come ogni anno era stato accolto in Piazza San Pietro. Solo alcune settimane fa l'abete bianco dagli aghi più lunghi è stato smontato dagli addetti vaticani. Un albero maestoso di 60 anni, 25 metri di altezza, 98 cm di diametro e un peso di 7,2 tonnellate proveniente dalla Baviera. Tolti gli addobbi, l'abete ha trovato posto all'interno dei Giardini Vaticani, dove per la prima volta stagionerà un anno intero. Luciano Cecchetti, responsabile servizio dei Giardini Vaticani. Quello che viene fatto ormai da diversi anni è di donarlo a delle associazioni con cui poi vengono fatti degli oggetti. Tutto questo viene fatto a scopo di beneficenza. Come ogni anno noi Servizio Giardini lo smontiamo, quindi tagliamo tutti i rami e viene sporzionato. La sporzionatura avviene tramite un metraggio, praticamente facciamo dei segmenti da intorno ai 2 metri, 2 metri e 30. Questo è quanto ci è stato chiesto da queste associazioni. Il tronco più grande viene trasformato in tavole. Mentre gli oggetti le parti più piccole, tipo che ne so, i nodi, la parte proprio veramente più piccola viene trasformata in piccoli oggetti che possono essere dei portaoggetti e svariate altre cose. Un albero che quindi continua a vivere in luoghi diversi come strutture che ospitano anziani o persone con disabilità. Sono tanti gli spunti e le idee per riutilizzare il grande abete. Per capire meglio, la parte più grande del tronco potrebbe essere trasformata a richiesta del Vaticano, a chi spetta questa decisione, essere trasformata ad esempio in una panchina e messa in un punto dei Giardini Vaticani, magari dove passa il Santo Padre che passeggia. E lì è la cosa bella, ci sarà una piccola insegna che dirà a tutti quanti da che cosa è stata trasformata questa panchina. Dunque si fa più forte la sinergia tra il Vaticano e la rete di associazioni benefiche che potrebbe non limitarsi al semplice abete natalizio, ma allargarsi agli altri alberi che provengono dai giardini. Negli ultimi anni è cresciuta infatti l'attenzione al riciclo e all'energia pulita. All'interno, devo dire, stiamo facendo dei grossi passi avanti per poter differenziare il più possibile, trasformare quello che adesso si butta in una risorsa. Tutto il materiale che si produce, che è organico, quindi legno, piccole parti di legno verde, potature, viene tramutato in tritato tramite una macchina che abbiamo acquistato già ormai da diversi anni, un biotrituratore. Tutto quello che si produce viene messo in un punto e portato dove viene trasformato. Trasformato può essere trasformato sia in energia tramite dei compostatori che lo trasformano in gas tramite anche altri attivatori, oppure trasformato se è legno in pellet per le stufe, oppure semplicemente decomposto e lavorato in un certo modo, trasformato in terricci, trasformare tutto quello che è possibile trasformare. E questo è un grosso lavoro che stiamo facendo anche appoggiandosi a chi lo fa già da tanti anni, i virtuosi.